Adesso proseguiamo parlando dell'inaugurazione di una centrale a biomassa. Sono stati il governatore altoatesino e l'assessore provinciale all'ambiente a tenere a battesimo la nuova centrale a biomassa del Renon. Una struttura costata 17 milioni di euro e che permetterà un risparmio annuale di 1.500.000 litri di gasolio, ma anche di 3.900 tonnellate di CO2. All'interno di questa centrale viene bruciato cippato di legno, i comuni trucioli. Viene prodotta con questa energia termica, acqua calda utilizzata per il riscaldamento di oltre 300 case. Il rimanente calore va a produrre energia elettrica che viene immessa in rete. E io dico, sapendo che le giacenze sia di gas come anche di gasolio sono pochissime, dureranno ancora per 50, anche se durano per 100 o 200 anni, sappiamo che il prezzo diventa sempre più alto e dall'altra parte l'inquinamento c'è, perciò noi non possiamo essere fermi, dobbiamo fare qualcosa. Dopo il risparmio energetico, e vorrei dire meglio l'utilizzo intelligente dell'energia, viene l'utilizzo dell'energia alternativa, idroelettrico, però soprattutto anche la biomassa. E nel frattempo abbiamo realizzato in questa provincia 63 impianti di teleriscaldamento a biomassa, per cui un bellissimo risultato, e vorremmo andare in questa direzione e continuare questi impegni per l'ambiente, per la tutela del clima, per la cittadinanza, per soddisfare le esigenze di questa realtà. La nuova centrale a biomassa di Renon riscalda le case di Collalbo e Soprabolzano, rispettivamente sono 7,6 e 4,8 i megawatt distribuiti. Ogni anno verranno bruciati tra i 45.000 e i 55.000 metri cubi di legno.